Amici di Interfan TV, cuori forti nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli alle nostre video news rubriche. È una giornata molto molto intensa con il bellissimo video, devo dire, di Inter Media House dedicato ad Achraf Hakimi, il nuovo acquisto dell'Inter, ormai dallo scorso 2 luglio, ma che oggi abbiamo conosciuto un po' di più con le domande anche di voi tifosi al canale e ai canali social ufficiali dell'Inter. E poi l'ufficialità del mancato riscatto di Ivan Perisic dal Bayern Monaco. Bayern Monaco che quindi rinuncia, ancora una volta dobbiamo ripetere che quindi la crisi vale davvero proprio per tutti, se anche i campioni d'Europa tra i 10, 12 e i 15 milioni per il riscatto fanno molta differenza. Ricordiamo che hanno preso comunque Sané, ma Perisic era stato apprezzato dal tecnico, ma avevano messo un limite evidentemente e i tedeschi sono precisi, rigorosi. Perisic che comunque ieri sera è uscito dolorante, ma non ha avuto nessun riscontro per quanto riguarda l'infortunio, meno male, quindi è già potuto arrivare da Piano Gentile ed aggregarsi al gruppo. Perisic che quindi al momento è la quarta punta dell'Inter per chiudere il cerchio, perché ovviamente fino al 5 di ottobre il mercato è aperto, ma ad oggi le caselle sono completate. In che modo? E poi vediamo anche le esaltanti, se mi permettete, parole di Hakimi, perché qualcuno vuole sempre volare basso, però a volte è anche giusto cavalcare, secondo me, l'entusiasmo, perché con tutto questo 2020 difficile abbiamo anche un po' perso l'abitudine, no? Ad entusiasmarci, anche se l'Inter ad agosto ci ha regalato una bella cavalcata in Europa League, poi purtroppo conclusa con la finale di Colonia. Allora, il mercato 9 ruoli, perché abbiamo aggiunto un centrocampista agli 8, stiamo sempre andando tra gli 8 e i 9, gli 8 e i 9 alterniamo dall'inizio del mercato, vuol dire che sono comunque stati individuati bene quelle che sono le caselle da riempire. Allora, portiere numero 1, così facciamo anche un riassunto rapido per chi ha meno tempo di guardare il live. Ieri sera con Enrico Giangreco abbiamo approfondito un po' tutti gli argomenti e vi ricordo il prossimo live venerdì, vi avevo promesso l'orario, se confermato o meno, è confermato di pomeriggio, quindi alle 15:30. Venerdì pomeriggio, intermercato, collegatevi, mi raccomando. Radu per Berni è la prima casella, il portiere. Berni è uscito, Padelli scala terzo, Radu cresciuto nel vivaio, secondo portiere, classe 97. Poi andiamo, un difensore, due esterni, tre centrocampisti e due attaccanti. Partiamo con il difensore, dove noi inseriamo Kolarov. Sarebbe lì da mettere anche Pirola volendo, perché è la casella dell'alternativa a Bastoni sul centro-sinistra. Quindi Kolarov lo ha fatto nella Roma, lo ha fatto nel City, lo può fare come alternativa, così come seguiremo con grande attenzione la crescita di un giocatore che Conte stima molto, già l'estate scorsa ne parlava un gran bene, Pirola, che potrebbe avere un destino diverso in questa estate rispetto a Agumè Esposito, che sono più indirizzati a un prestito. Pirola potrebbe essere anche lui un'alternativa, ma noi inseriamo, partiamo da quelli che vengono o ritornano, comunque giocatori che hanno già fatto quel ruolo, Kolarov. Dall'altra parte Ranocchia in giallo, Ranocchia che sta decidendo se andare ad accettare l'offerta del Genoa oppure restare all'Inter, e quindi lo teniamo in giallo Ranocchia. Ovviamente Kolarov è sul centro-sinistra, Ranocchia è centrale, quindi dovrebbe scalare, se resta così, tutto così in difesa, Godin al centro con Skriniar sul centro-destra e D'Ambrosio sul centro-destra. I due esterni, escono Moses, che non è stato riscattato, e Asamoah, che ha ancora un anno di contratto, e lì bisognerà risolvere entro il 5 ottobre la situazione, o con una squadra, ci sono un paio di offerte, ma bisogna poi andare a concretizzarle, non solo sondaggi, anche poi la cessione definitiva o addirittura la rescissione di contratto. Entrano Hakimi, come detto, e lo stesso Kolarov, che può giocare a tutta fascia, ma visto che l'abbiamo già citato come difensore, mettiamo Darmian, che si accende direttamente qui di verde, anche se deve essere ancora ufficializzato. È un'operazione che parte da lontano, apprezzato comunque da Conte. L'anno scorso era
arrivato in Italia dal Manchester United, dal Parma, e adesso dovrebbe andare all'Inter ritrovando l'allenatore, il CT Conte, che in nazionale l'ha impiegato per più di 20 volte, praticamente sempre nel biennio 14-16. Quindi Darmian, che con Conte ha fatto l'esterno a sinistra, l'esterno a destra, il terzo sul centro-destra nella difesa a 3, o Kolarov come alternativa a Young lì a sinistra, fuori a Samoa, così come Biraghi non è stato riscattato. I centrocampisti: Borja Valero non ha rinnovato, avevamo parlato del Genoa, ma c'è anche la sua meta preferita, il sindaco di Firenze, e quindi potrebbe tornare proprio a Firenze. Vediamo se riuscirà a coronare questo piccolo desiderio sogno. Vidal, noi l'abbiamo già acceso di verde, manca veramente pochissimo, è sempre una questione tra lui e il Barcellona più che tra il Barcellona e l'Inter. Si libererà e verrà all'Inter finalmente anche qui, dopo Lukaku, un altro lungo corteggiamento di Conte che andrà a buon fine. E poi Nainggolan, che si sta allenando da Piano Gentile, noi mettiamo Vesino in uscita dalla parte di Nainggolan. Quindi per il secondo centrocampista Vidal per Borja Valero, Nainggolan per Vesino. Qui potremmo mettere anche Vesino barra Gagliardini, ma Gagliardini in questo momento è davanti nelle gerarchie, Vesino sta tornando, sta recuperando dall'infortunio, ma a fine mese sarà pronto, quindi prima della fine del mercato, e quindi potrebbe essere lui, magari con una formula in prestito. Oggi si è parlato anche dell'interesse del Milan, c'era stata una possibilità di uno scambio che si Vesino a gennaio, poi il Milan non ha voluto vendere che sì, all'epoca non stava facendo grandissime partite, comunque al di là del Milan o di altre potrebbe andare in prestito Vesino. E Nainggolan, come ha detto oggi Giulini, la sua volontà è quella di dimostrare a Conte, di dimostrare all'Inter di poter essere all'altezza del centrocampo di una squadra come l'Inter che lotta per vincere. Poi c'è questo terzo centrocampista, ma questo è solo nell'eventualità in cui l'Inter dovesse racimolare o liberare spazio nella rosa e avere quel tesoretto per andare da uno dei giocatori preferiti mai allenati da Conte, mai allenati nel senso l'ha allenato, ma tra tutti quelli che ha allenato è proprio quello che è indicato come uno dei preferiti. Brozovic-Kanté, che si sono affrontati ieri in Francia-Croazia, i giornali francesi hanno elogiato Brozovic come il migliore in campo nonostante la vittoria della Francia per 4-2, quindi vediamo fino alla fine di settembre se l'Inter venderà e riuscirà a vendere meglio del previsto, perché ad oggi se dovessi fare un borsino, anche se Brozovic ha un contratto fino al 2022, quindi come Lautaro lo deve andare a discutere, Lautaro è fino al 2023 ma per altri motivi, io do ancora Brozovic possibile, che abbia delle possibilità insomma di restare, non è facile, ma vediamo come andrà il mercato in uscita e poi si capirà bene spazio e tesoretto per andare a prendere un fuoriclasse. Sicuramente nel suo ruolo è un fuoriclasse che Kanté, però anche Brozovic sono 2 anni che gioca comunque ad alti livelli. Esposito andrà in prestito, l'abbiamo detto, al momento la casella è occupata da Perisic, c'è sempre l'opzione Giroud che potrebbe uscire dal Chelsea, come il Chelsea anche a Emerson Palmieri, che potrebbe essere un'operazione last minute, ma al momento il Chelsea non ci sente sui prestiti, anche se ha preso Chilwell. E poi c'è l'opzione giovane Salcedo con Lukaku, Lautaro, Sanchez, per andare a valorizzare un giovane che è un giovane dell'Inter, ma potrebbe anche, come Di Marco, oggi ufficializzato, altro anno di prestito con riscatto per il Verona. Attenzione, non c'è il controriscatto, e quindi questa potrebbe essere anche una mossa in ottica Kumbulla per la prossima stagione, cioè l'anno prossimo ne riparliamo con Di Marco che può essere riscattato, e Kumbulla che, se non accetterà il corteggiamento della Lazio o di altre società quest'anno, potrebbe essere ancora una volta accostato all'Inter. Lui, ricordo, già rifiutato il Napoli, adesso vediamo il corteggiamento della Lazio come andrà a finire. E poi c'è Sanchez, che non ha più nessuno dall'altra parte, perché qui avremmo dovuto mettere Sanchez al posto di Sanchez, perché prima era in prestito, adesso è verde, è un giocatore dell'Inter. Questo è il quadro un po' del mercato dell'Inter, quindi riepiloghiamo. Vedete che ci sono tanti verdi: Radu, Kolarov, Hakimi, Darmian, Vidal, manca davvero pochissimo, Sanchez, Nainggolan che è già tornato, anche qui è in giallo perché
al netto sempre di qualche offerta a sorpresa, e poi Perisic, anche lui in giallo, che è un ritorno, ma anche per lui il mercato è sempre aperto, ora più in Inghilterra, e poi questo colpo che potrebbe essere finale di Kanté, ma andiamo con i piedi di piombo su questo versante. Ho scelto l'Inter perché è un allenatore che allena col mio stesso stile. Penso che sia una cosa molto buona. Penso che raggiungeremo grandi obiettivi e proveremo a vincere il campionato. Parole e musica di Achraf Hakimi. Su Conte è un grande allenatore con uno spirito competitivo, una grande passione per il calcio, una cosa che trasmette alla squadra e ai tifosi. Il suo spirito è una motivazione, ti fa stare vivo dentro la partita. Poi gli chiedono di Maicon e dice: spero di continuare su una strada di un giocatore impressionante, con un fisico incredibile, creare la mia leggenda per essere ricordato come lui in questo club. Poi parla ovviamente anche della città, della carriera, del suo idolo Marcelo, del Real Madrid dove è cresciuto, dove ha vinto anche, non da titolarissimo, ma c'era, ne ha fatto presenze, la Champions League. Preferisce giocare esterno, ma gioco dove vorrà l'allenatore. Sugli altri sport gioco un po' anche a padel con gli amici, mi piace il basket. Esperienza molto bella essere stato a San Siro. 3-5-2 di Conte, perfetto per giocare a tutta fascia. Poi parla anche dei giocatori dell'Inter del Triplete che ricorda, oltre ovviamente a questa squadra attuale di cui ha seguito tante partite e purtroppo anche segnato perché lo conosciamo per la Champions League. Le cose più significative, torniamo sull'opportunità per crescere. L'offerta dell'Inter è una squadra storica con tifosi che vivono il calcio in maniera speciale. Per me è un passo in più e penso di non aver sbagliato. Questo è un grande club con un grande ambiente. Aperta e chiusa parentesi, c'è stato l'incontro in Lega per la creazione della Media Company. 10 anni a circa 1,5 miliardi. Adesso bisogna vedere perché sono tutti concordi, ma devono capire anche dal punto di vista proprio della fattibilità se si può fare abbastanza velocemente perché i tempi non sono lunghissimi dal 2021 al 2031, vedremo, ma soprattutto si è parlato anche di apertura degli stadi, perché ha detto il presidente di Lega d'Alpino, ma anche Gravina batte sempre sull'invasività sui tamponi che sono troppo ravvicinati, ma al momento resta quello il protocollo, ma anche, dicevo, d'Alpino sottolinea come non si può avere 1.000 spettatori in un'amichevole e nessuno in una partita di campionato, cioè quantomeno fai 1.000, 1.000, però questo sarà un problema da affrontare dopo il 7 ottobre, sicuramente nelle prime 3 giornate non ci sarà il pubblico, dal derby in poi, dal 17 di ottobre, c'è lo spiraglio. Marcelo, il calciatore a cui si ispira Hakimi, nel Real appunto è cresciuto con tanti riferimenti. Sono stato lì da quando avevo 7 anni e quindi ho sempre tifato Real Madrid, sono cresciuto lì grazie a loro, sono il calciatore che sono adesso. Poi ecco gli obiettivi, perché prima ha detto la prima cosa proprio, proveremo a vincere il campionato, penso che raggiungeremo grandi obiettivi. E poi quando gli chiedono proprio la domanda sugli obiettivi, voglio vincere lo scudetto, non si vince da tanti anni. E questo è l'obiettivo principale, oltre a fare bene in Champions League, per migliorare le mie statistiche personali, vabbè, anche personalmente. In Germania, rispetto all'Italia, rispetto alla Germania, mi hanno detto, dice che c'è più l'aspetto tattico e quindi ho scelto anche la Serie A per migliorare da questo punto di vista. Gli chiedono se è più veloci di Davis e dice che sono tutti e due molto veloci, l'altro terzino del Bayern Monaco. Vogliamo che Milano sia tutta interista, dice quando mi chiedono del derby. Un messaggio per i nuovi tifosi: sono qui per dare il meglio di me, per farli felici. Speriamo di poter fare grandi cose e di poter vincere qualche titolo. Per la terza volta, inizio intervista, a metà intervista e alla fine dell'intervista, ribadisce e non ha paura. E questo è bello perché diciamo che segna un po' il ritorno definitivo dell'Inter nelle squadre che quando inizia la stagione partono per vincere, perché se vi ricordate, forse 2011, anche se poi l'Inter arrivò sesta, ma già si intravedeva un po' una discesa, poi Gasperini esonerato già a settembre, tre allenatori, ma
dall'anno dopo, dall'anno di Stramaccioni, l'obiettivo massimo era arrivare in Champions League. Terzi, poi col quarto posto successivamente. Nel 2020, l'anno scorso l'1%, Conte diceva siamo l'outsider, dobbiamo crederci, ma quanti credevano nell'Inter veramente in lotta punto a punto? Pochissimi. Mentre adesso c'è la consapevolezza della squadra, della società, dell'allenatore, del gruppo, il secondo anno con lo stesso allenatore, insomma ci sono tutte le premesse, anche vedete i giocatori che arrivano, cioè per esempio Eriksen oggi non è un punto fermo della squadra, io mi auguro che lo possa diventare, ma è nella rosa dell'Inter e l'allenatore, il CT della Danimarca, dice ha una testa, un'intelligenza fantastica, piedi fantastici, stiamo parlando di un giocatore che non è titolare inamovibile nell'Inter. Giulini che dice Nainggolan vuole dimostrare di essere all'altezza del centrocampo dell'Inter. Già nella scorsa stagione l'Inter si è trovata tante partite con 3 centrocampisti, 4 centrocampisti contati. Qui parliamo di Nainggolan, parliamo di Eriksen, parliamo di Vidal, Barella che si sta consacrando anche a livello internazionale con la maglia azzurra, Sensi che finalmente è tornato disponibile, speriamo lo possa essere per tutto l'anno. Brozovic, poi vedremo il mercato se darà qualche verdetto diverso. Flick anche ha ringraziato Perisic come Salihamidzic, quindi la dirigenza e l'allenatore del Bayer di Monaco. E poi vi consiglio sui nostri social anche di recuperare anche nella sezione community quando Eriksen ha comunicato a Levi, il presidente del Tottenham, e Mourinho di voler andare all'Inter, perché è molto bello questo video, lo trovate sulla nostra pagina Facebook nella sezione community anche qui del canale. E insomma è particolare perché il presidente del Tottenham dice devi avere chiaro che non te ne stai andando per soldi, perché qualsiasi offerta ti sia stata fatta io la pareggio. L'Inter non lui dice no, io ho fatto una scelta, e anche quando gli viene ribadito conferma e dice sì sì, lo so benissimo che non è per soldi, ma è una scelta che ho fatto e la conferma. Fate caso anche a Mourinho, che quando Eriksen dice all'inizio ho scelto di andare all'Inter per fare questa nuova esperienza, fa così, evidentemente già lo sapeva, però è particolare, no? Come quasi potesse avere ancora una speranza, e lì proprio Eriksen è stato deciso nel dire quelle parole. Abbiamo detto di Di Marco in prestito al Verona, potrebbe anche essere un'operazione collegata per l'anno prossimo. Chiudo con gli auguri a Danilone D'Ambrosio, 32 anni, sempre in crescita in campo, lui lo sottolinea sempre, dice se ogni anno mi continuano a dire è la tua miglior stagione, vuol dire che sono sulla strada giusta. Ci vediamo domani per un altro video di aggiornamento con le nostre grafiche, quindi entreremo anche nello specifico delle varianti tattiche, abbiamo preparato le grafiche, oggi ringrazio anche Giuseppe per il supporto con la variante 3-5-2, 3-4-1-2, quindi da domani iniziamo a entrare nello specifico. E poi vi ricordo l'appuntamento venerdì pomeriggio con il prossimo live dalle 15:30. Mi aspetta un altro lungo viaggio, un'altra notte in viaggio, ormai sta diventando un'abitudine. Io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale, ringrazio tutti quelli che lasciano un like, che condividono e che ci aiutano a crescere. Vi ricordo che già dall'inizio del campionato ci sarà un nuovo palinsesto sempre più ricco, e quando qualcuno scrive no, i video più brevi, oppure no, perché hai fatto il video troppo breve, alla fine se c'è più da scegliere uno può sul video lungo può scegliere di vedere una parte o poi di vedersene un'altra, sul video più breve non può scegliere di allungarlo, perché breve è breve rimane. Comunque ci saranno tutti i format lunghi, medi e brevi, video e live quotidianamente, come trovate nel nostro palinsesto. Ciao ciao ciao, buona serata, e sempre forza Inter e forza Ashraf Hakimi. Ciao ciao.